Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retro computing, anzi di retro riviste di informatica. Oggi andremo a esplorare il catalogo libri della Jackson del 1989. Perché è importante dare un'occhiata a questo libretto, catalogo libri 1989 di 122 pagine, per avere il polso della situazione nel tardo 1980, primi anni del 1990, quale fosse la situazione nell'home computing in termini di macchine vendute, di linguaggi utilizzati, di interesse, diciamo, da parte dei potenziali lettori, e quali tecnologie in termini di microprocessori erano utilizzate. Andiamo quindi a bomba a vedere praticamente questo catalogo, che noi ci interessa la parte relativa, diciamo, all'informatica. Qui si introduce con una serie di libri, concetti generali, quindi se Office Automation, quindi i primi elementi, diciamo, dei primi programmi di produttività personale, Word Processor, Database e Spreadsheet. Poi abbiamo altri volumi, parola base dell'informatica, architetture di sistema, database, concetti di disegno, data processing, concetti di informatica, manuale di elettronica del computer, manuale delle stampanti laser, le prime tecnologie costosissime, queste non erano di certo, sono sostanzialmente tecnologie home computing. L'home computing c'erano a malapena le stampanti ad aghi, che già costavano. Ecco, in ambito traduttori di linguaggi, dizionario di informatica, modelli matematici e simulazione, capire personal computer, informatica a concetti generali, sistemi intelligenti, CSP, come programmare, analisi e programmazione. Questi erano un po' discorsi un po' fumosi, senza non avere sotto mano un linguaggio. Data file, teoria e progettazione, logica e diagrammi a blocchi. Prima del linguaggio di programmazione, programmazione strutturata a corso di autoistruzione, sistemi operativi. Eccoci qua, questo si incomincia a entrare nel nocciolo della questione. MS-DOS, questo era un sistema operativo essenzialmente business ai primi anni, e poi gradualmente andò a diffondersi anche nel mercato dell'home computing, in particolar modo dal 1994, dopo la morte della Commodore, che, diciamo, gli utenti comodoristi iniziarono a passare su Windows 95, anche perché nel 1995 la Microsoft ebbe a ridurre sensibilmente le distanze rispetto, diciamo, all'interfaccia, sistema operativo con interfaccia grafica, con Windows 95 e con macOS. Windows 95, 98, Windows NT 4, Windows 2000, XP, Windows 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tutto quello che vi pare. Quindi MS-DOS nel 1989 era essenzialmente un sistema operativo prevalentemente di tipo business, anche se una parte di questo sistema operativo trovò una certa qualche, diciamo, accoglienza, in particolar modo sulla macchina dell'Olivetti Amstrad PC 1512. Ci ho fatto vari podcast sull'Amstrad PC 1512, il link li trovate in descrizione all'interno della playlist Fare Retro Computing. Quindi MS-DOS Advanced, MS-DOS La Grande Guida, MS-DOS, PC-DOS, MS-DOS 2 e 3, Unix, qui che è un altro sistema operativo, Unix, concetti, strutture, utilizzo, Unix, architettura di sistema, Unix La Grande Guida. Ecco, anche questo era sistema operativo prevalentemente di tipo business, in particolar modo per i sistemi grossi multiprocessori. Iniziamo, ci si riferisce in particolar modo ai server. I comandi di Xenial Mail, Xenix, sistema operativo della Microsoft, che però, diciamo, non trovò un grande collocamento. Poi abbiamo il CPM. Ecco, il CPM c'era prima dell'avvento dell'MS-DOS. Possiamo dire che l'MS-DOS sarebbe a figliare un po' dal CPM, e il CPM fu un altro sistema operativo molto noto negli anni 70 e negli anni 80. Gradualmente andò a scomparire, in particolar modo all'ampliamento di MS-DOS, ma era anche questo un sistema operativo
prevalentemente di tipo business. Poi abbiamo Microsoft OS 2, ci ho fatto vari podcast sopra, anche questo era un sistema operativo prevalentemente business, con qualcuno che però prova a utilizzarlo anche nel mercato home computing. Però diciamo fu il ripensamento un po' come i cornuti da parte della IBM, che dopo aver lasciato il sistema operativo MS-DOS in licenza alla Microsoft, la IBM vollero andare a sviluppare un sistema operativo proprio, OS 2 tardivo, che però non ebbe un, diciamo, grande successo e finì per essere affugato da MS-DOS. Sistemi operativi per microcomputer, qui praticamente un po' di discorsi operativi sui sistemi operativi, cosa facevano, concetti generali, software base, qui dai sistemi operativi che non c'era nulla di da guidare, perché praticamente i sistemi operativi erano praticamente, c'era nel mondo dell'home computer, c'era DOS e ProDOS per quanto riguarda Apple, poi c'era il sistema operativo della Commodore, che però era utilizzato pochissimo, in particolar modo nel 1989, perché i disk drive della Commodore si spaccavano, e poi c'era un po' il sistema operativo del Sinclair, e poi cosa c'era, qualche cosa, diciamo, un pochino dell'Atari, un pochino conosciuto, e poi soprattutto dell'MSX. Però per il resto, diciamo, il grosso però dei computer, un computer Commodore e MSX utilizzavano le cassette, a differenza dell'Apple, che prevalentemente gli utenti Apple c'avevano i dischetti. Ok, algoritmi fondamentali, linguaggi, ecco qui si entra un po' nei linguaggi di programmazione. Programmi di programmazione ADA, ci ho fatto un podcast sopra, il link lo trovate in descrizione. Il primo linguaggio che si aspettava, diciamo, per poter sviluppare l'intelligenza artificiale, un sogno che rimase per lungo tempo bloccato, ma l'ADA e il Prolog erano i primi linguaggi che tentarono di far nascere, sollevare e sviluppare l'intelligenza artificiale, perché chi aveva a che fare con il computer, già con il BASIC, a maggior ragione se si scendeva a livello di linguaggio macchina, si capiva che il computer era sostanzialmente un pallottoliere, un velocissimo pallottoliere capace di fare i conti un po' velocissimamente, e con i conti, diciamo, era capace di utilizzare, diciamo, sia elaborare, diciamo, frasi, word processor, database, spreadsheet, giochi, un po' tutto, però era essenzialmente un pallottoliere. Quindi se si voleva sviluppare qualcosa di intelligenza collegata all'intelligenza artificiale, c'era da tirare a cavare fuori algoritmi che lavorassero sopra il pallottoliere. Poi abbiamo un linguaggio, l'Apple, per il PC IBM, praticamente sconosciuto questo linguaggio, non lo conosce nessuno, mai utilizzato. E poi si entra dentro ai linguaggi, il SOTO, un po' di assembly, e poi soprattutto il BASIC. Il BASIC è stato indubbiamente il re del 1980-1970, perché era presente il ROM su tutte le macchine home computer Commodore, Apple ed MSX, e anche Sinclair. Quindi il manuale del BASIC, il tuo programma BASIC, 50 esercizi in BASIC, manuale del GV BASIC, questo era all'interno di MS-DOS, introduzione al BASIC, il BASIC per tutti, il BASIC da A alla Z, programmare in BASIC. E quindi praticamente il BASIC, c'era il BASIC per la Commodore, il BASIC per la Apple, il BASIC per il Sinclair, il BASIC per la MSX, erano tutti dialetti, anche incluso anche il BASIC per l'MS-DOS, tutti dialetti differenti, che però avevano praticamente differenze marginali, sostanzialmente solo in qualche tipo di comando, in particolar modo nella gestione della memoria e nella grafica, poi nel pick e poke, e nel fatto che alcuni BASIC avevano, altri non avevano, comandi multimediali per la gestione del suono, per la gestione dei colori, per la gestione degli sprite. Ecco, e questo è più o meno tutto per quanto riguarda poi i BASIC, che poi dopo li andremo a trovare. Poi abbiamo il Turbo C, anche questo era, diciamo, l'evoluzione dell'assembler, il Turbo C, debugging del C, linguaggio C, linguaggio C, programmare in C, linguaggio C, il linguaggio C. Ecco, il linguaggio C ebbe a nascere in modo astratto sopra i livelli del, praticamente,
dei linguaggi di programmazione dell'Assembler, perché diciamo con l'evoluzione dei microprocessori gli ingegneri che all'inizio programmavano in Assembler per tirare fuori il meglio del microprocessore anche in termini di ottimizzazione di codice non riuscivano più a star dietro all'evoluzione rapida e veloce della crescita dei microprocessori e delle loro varianti con i loro dialetti, e di conseguenza fu inventato il linguaggio C, che era un linguaggio assemblato di un passo sopra l'Assembler, con pezzi simili all'Assembler ma con altri, diciamo, un po' più virtuale. E poi da questo al C verrà C Plus e via dicendo, però diciamo questo era un tentativo con tramite l'assemblatore del C di riuscire a dominare e controllare con un linguaggio un pochino più astratto di un gradino superiore al linguaggio macchina dell'Assembler un po' tutti le future linee di sviluppo dei microprocessori, che altrimenti mettevano in difficoltà ingegneri elettronici e ingegneri informatici che indubbiamente non ce la facevano più in tempo a star dietro al passo dello sviluppo dei microprocessori, delle loro, diciamo, dialetti, modifiche, diciamo, del codice macchina Assembler per tirar fuori il meglio della programmazione. Poi abbiamo il COBOL. Anche il COBOL fu, diciamo, un linguaggio che studiavano a Liti insieme al Fortran, un linguaggio prevalentemente, diciamo, di tipo business, stava sui mainframe, un linguaggio che poi gradualmente andò a finire a perdere di importanza rispetto al C, quindi il COBOL fu gradualmente affogato prima dagli vari assembler dei linguaggi dei microprocessori, e poi successivamente l'ultima mazzata finale gli fu data dal linguaggio C. La stessa cosa per il Fortran, anche questo il Fortran è un linguaggio studiato da Liti, un linguaggio prevalentemente business, prese la prima mazzata praticamente dallo sviluppo degli assembler dei vari microprocessori e poi successivamente l'ultima mazzata finale dal C. Il COBOL e il Fortran erano linguaggi che si potevano trovare come espansione aggiuntiva per gli home computer, ma non furono mai essenzialmente linguaggi per l'home computer, perché nessuno dei due, né il COBOL né il Fortran, stavano in ROM negli home computer. Poi abbiamo i fondamenti del Lisp, un altro esempio praticamente abortito per quanto riguarda il tentativo di andare a avere un linguaggio per l'intelligenza artificiale, il logo, anche qui, che in Italia non se lo filò nessuno. E poi abbiamo all'interno, si arriva all'epoca della turbocata, il Pascal, parliamo il Pascal, Pascal, manuale Pascal, dalla programmazione strutturata al Pascal, Pascal, programmare in Pascal, 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 Turbo Pascal, Turbo Pascal. Ecco, ci ho fatto un podcast proprio sulla turbocata del Pascal, il link, anche i vari link, anche in confronto del Pascal contro GV Basic e contro Matematica, il podcast lo trovate in descrizione, tanto quanto il Pascal per Commodore 64 e per Apple 2, quanto il Pascal per Olivetti, per Odest, per MSX e per Sinclair. E poi veniamo, diciamo, al Turbo Prolog. Anche questo, il Turbo Prolog e il Prolog, fu un tentativo di andare praticamente a costruire una serie di linguaggi per sviluppare l'intelligenza artificiale, come l'ADA e il Lisp furono praticamente sostanzialmente linguaggi che si persero nel nulla. Poi Personal Computer, qui una serie di libri dedicati ovviamente a Personal Computer, questi in generale, Personal Computer Software, cosa software, interfacciamento, hard disk, periferiche, controlli, computer hobby e lavoro, corso di programmazione, ecco qui una serie, diciamo, di computer, di libri così a livello un po' generale. E poi arriviamo alla programmazione basic, metodo pratico, il basic, grafica con il computer, programmi in basic, programmi scientifici e Pascal, la programmazione personal computer, business basic, basic e programmi di matematica e statistica con il Mac. Poi andiamo a MS-DOS, ecco, e qui arriviamo praticamente alle macchine. Ogni macchina non c'aveva, diciamo, praticamente il manuale, erano tutti simili e tutti diversi, tutti simili perché si parlava della macchina che più o meno erano più o meno tutte simili, perché bene o male
Per quanto riguarda il Commodore MSX e anche Sinclair, c'avevano la tastiera al primo piano, poi al piano terreno c'avevano la scheda madre e gli spinotti dietro, e questa era l'architettura chiusa di tutti gli home computer, anche dell'Apple IIc. Si differenziava un po' Apple II, Apple II Plus ed Apple II, che aveva un'architettura aperta, un po' più simile diciamo ai PC. Oltre ad aver definito praticamente l'architettura, poi c'era la descrizione del BASIC per il relativo computer, BASIC per il Commodore 64, BASIC per il Commodore 16, BASIC per il Commodore praticamente Plus, il Plus 4, poi avremo i BASIC ulteriormente per tutti, per gli Amiga e per gli Atari ST, BASIC per Apple II, Apple II Plus, Apple II, che fu sempre Apple Soft. E poi diciamo BASIC per MSX, BASIC per Sinclair. Ecco, le terze parti di tutti i libri dedicati alle macchine andavano poi a parlare in specifico della macchina, se c'avevano chip audio, chip video con i relativi comandi in BASIC oppure pick and poke, oppure la gestione degli sprite se ce l'avevano, automatica, accelerata hardware, oppure se invece si doveva andare un po' di programmazione. Questi erano più o meno, diciamo, ogni manuale, seguiti poi tabelle ASCII e eventuali locazioni ROM e procedure da sfruttare. Quindi Commodore Basic, il Commodore 64 è il Basic, Commodore 64 è file, Commodore 128 oltre il manuale. Voi il vostro Commodore 64, statistica di una dimensione con il Commodore 64, Commodore 64, Commodore 128, il Commodore 128, grafica e quant'altro. E quindi arriviamo praticamente a tutto il Commodore 128. Personal computer, Commodore 64, Commodore 128, 64P e PC e Amiga, anche qui abbiamo tutti diciamo i relativi libri con le relative macchine, quindi con la grafica per il programma per il Commodore 128, grafica per il Commodore 128, Amiga 500, manuali di preparazione, periferiche 64 e 128 e così. Poi arriviamo allo spazio IBM. Questi erano tutti manuali essenzialmente di tipo business, che solo una piccola parte ebbero interessare, solo per quelli che si andarono a comprare l'Amstrad PC 1512. Poi abbiamo le macchine Olivetti, ecco Olivetti M19, M20, questi sono essenzialmente M24, macchine business. Poi troveremo anche i bussoli dei Protest, per il PC 128, PC 128S, e poi abbiamo il mondo MSX, che in Italia però non ebbe una buona accoglienza. Comunque abbiamo MSX per il Basic, per la grafica MSX, programmi per MSX, avventure per MSX, 30 programmi per MSX, quindi libri per Atari, Basic per Atari, programmi per Atari, e poi diciamo Apple, Microsoft per il Macintosh, Apple e Memo, Apple II, la grande famiglia, Apple II guida all'uso, Macintosh in affari, un Mac per amico, Apple IIgs, Apple IIc guida all'uso, programmi per Apple IIc, programmi commerciali finanziari per Apple, e un po' ecco quant'altro. Poi spazio Amstrad, Word Processing, qui diciamo già qui abbiamo prossima applicazione col software, e quindi questo è quanto. Poi informatica, lavoro e società, qui corriamo velocemente perché tanto a noi non mi interessa relativamente. Poi informatica per pacchetti applicativi, qui abbiamo Word Processing, Word Star, Word, come database per appunto database 2, 3 plus, i primi database relazionali, e poi arriveremo agli spreadsheet con multiplan, e poi Lotus 1, 2, 3, e poi supplementi su il multiplan che si rinominerà in Excel. Poi guida professionale a Lotus, il Lotus diventerà un integrato. Poi abbiamo eccoci Windows 3.1, le prime botte. E poi abbiamo il CAD, Computer Aided Design, guida professionale, computer vari utilizzi, contabilità con la personal computer, pianificazione, contabilità, ecco, comunicazioni e telematica. Ecco, questi praticamente nel 1979 modem, GPU di programmazione, trasmissione dati, rete dati, erano robe praticamente quasi
diciamo, per l'università, perché con quello che costava alla Telecom una connessione per un utente c'era da spararsi nella testa, c'era lo scatto nella risposta da pagare, la fatturazione era a scatti e poi si, praticamente era proporzionale al tempo e il tempo era proporzionale al quanti dati si praticamente al traffico che si faceva. Mentre non è più come adesso che ci sono le flat, quindi è una tariffazione flat che è indipendente dal traffico sviluppato dall'utente. In passato la fatturazione era proporzionale al tempo e quindi al traffico sviluppato dall'utente. Elettronica di base e tecnologia, qui si parla di microprocessori e quant'altro, la parte dell'elettronica, quelle very large scale integration, circuiti e componente elettronica, qui interesseranno sicuramente gli amici degli utenti dell'IT quanto degli studenti di elettronica e di informatica. Elettronica, circuiti e componenti, applicazioni e strumentazione, trasduttori, TV e videocomunicazioni, multimedia digitali, tutta la parte relativa alla manutenzione. Architettura dei microprocessori, eccoci qui, ed è qui si vede cosa c'era nel 1989. C'erano gli Zilog Z80, eccoci qua. Poi cosa c'era? C'erano il 68000, 8088, 80286, 80386, il grande re del 1980, il 6502, e lo si ritrova da tutte le parti, dentro il Commodore VIC-20, dentro il Commodore 64, nella famiglia Apple II, nelle PlayStation, come il prezzemolo era il microprocessore 6502, inventato dalla MOS, poi fu prodotto da tantissime altre aziende. Poi che cosa abbiamo? Poi veniamo un po' qui, un po' si incomincia a parlare di automazione, perché diciamo i microprocessori potevano gestire i primi robot, e i robot potevano essere utilizzati per la costruzione di macchine e quindi all'interno dei processi tecnologici. Qui incominciò a spuntare Peter Norton con i primi le prime grane con la MS-DOS, e poi vediamo un po', e poi pubblicità, e poi non c'è praticamente più niente. Ecco, abbiamo campionato sostanzialmente il periodo, diciamo, dei libri, per avere un'idea generale di cosa era composta l'informatica, praticamente in particolar modo la linea home computing, che in Italia diciamo affondava nel 1989 le proprie radici nell'MSX, una piccola porzione, un Commodore e poi una grandissima fetta, e poi anche una robusta fetta anche per quanto riguarda il Sinclair, ancora praticamente, e una piccolissima fetta nel 1989 per, diciamo, le linee orrende praticamente degli Olivetti Prodest. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao.